Ora vediamo l'approfondimento per ricavare le formule del moto rettilineo uniformemente accelerato, che sono due. Una riguarda la velocità in funzione del tempo e l'altra riguarda la posizione y in funzione del tempo. Questa è la formula della velocità in funzione del tempo, v uguale v0 più accelerazione tempo. V0 è la velocità iniziale e questa formula ci dice in ogni istante qual è la velocità che ha raggiunto la barretta. Ricordiamo che è una velocità che cresce nel tempo, perché la barretta accelera in alto. Quest'altra invece è la formula per calcolare la posizione che raggiunge la barretta in ogni istante. E sarebbe y uguale, posizione iniziale, y0 più v0t più 1/2 accelerazione tempo quadrato. Cominciamo a ricavare la prima formula, questa, partendo dal fatto che l'accelerazione è costante. Ma l'accelerazione è la rapidità di variazione della velocità, cioè è quanto rapidamente varia la velocità nel tempo. Siccome dobbiamo ricavare la velocità, questa è un'equazione differenziale a variabili separabili, ricaviamo quindi, separiamo le variabili, ricaviamo dv portando dt di là, quindi v doppio che sarebbe l'accelerazione per dt. E quindi integriamo i due membri. Facciamo l'integrale di dv da v0 a v, quindi dalla velocità iniziale alla velocità generica, al generico istante t, e facciamo l'integrale di accelerazione dt tra l'istante 0 e il generico istante t. Siccome poi l'accelerazione è costante, si porta fuori del segno di integrale, del simbolo di integrale. E quindi si va a integrare la velocità, la somma di tanti aumenti di velocità, dv infinitesimi, è l'aumento complessivo di velocità, quindi v meno v0, la differenza di velocità tra la fine e l'inizio. E allo stesso modo la somma di tanti brevissimi intervallini infinitesimi di tempo ci dà alla fine in pratica tutto l'intervallo di tempo t meno t0. Naturalmente noi immaginiamo sempre il tempo iniziale pari a 0. Quindi ricavando la velocità, che sarebbe la velocità all'istante t generico, abbiamo v0 più v doppio per t, quindi v0 più accelerazione tempo. Questo ci dà la velocità dell'asta che si muove di modo rettilineo uniformemente accelerato in ogni istante. Velocità iniziale più accelerazione tempo. Ora, per trovare l'altra formula, quella della posizione dell'asta ad ogni istante, procediamo in modo simile, stavolta partiamo dalla velocità, prima eravamo partiti dall'accelerazione e avevamo fatto l'integrale per trovare la velocità, adesso partiamo dalla velocità e facciamo l'integrale per trovare la posizione. Quindi la velocità è la rapidità con cui varia la posizione, quindi y punto, cioè quanto rapidamente varia la posizione y nel tempo. Equazione differenziale a variabili separabili, separiamo le variabili isolando dei y da una parte e portando dt di là, quindi v dt. Integriamo a destra e a sinistra, quindi integriamo dei y che sono i piccolissimi spostamenti, è la somma di tutti i pezzettini di spostamento da integrarsi tra la posizione iniziale y0 e quella al generico istante t. E a destra integriamo anche qua con il tempo che va da 0 all'istante generico t. E andiamo a sostituire v con l'espressione appena trovata, velocità iniziale più accelerazione tempo. Quando facciamo l'integrale a sinistra abbiamo la somma di tanti piccoli spostamenti e quindi ci dà lo spostamento complessivo, y meno y0, la posizione finale meno quella iniziale. Quando integriamo a destra abbiamo v0 per t meno t0, cioè per t, avendo immaginato che t0 è nullo. Poi quando andiamo a integrare questo secondo integrale, quindi l'integrale di v doppio t dt, v doppio lo portiamo fuori dal simbolo di integrale e l'integrale di t dt ci dà t quadrato mezzi, da calcolarsi tra l'istante 0 e t, quindi viene fuori questa espressione portando la y0 di là, abbiamo la posizione finale al generico istante t uguale a y0 posizione iniziale più velocità iniziale tempo, più 1/2 accelerazione tempo quadrato. Se fosse un moto frenato anziché accelerato, quindi un moto uniformemente decelerato, allora al posto di questo segno più e di questo segno più troveremmo il segno meno, perché l'accelerazione avrebbe un segno negativo, essendo una variazione di velocità nel tempo negativa, un dv negativa perché la velocità diminuisce nel tempo.